ragazzi, come state oggi? Io e Forbice siamo qui per fare una recensione a tema My Little Pony dopo davvero tantissimo tempo. Già, come al solito ho fatto un sondaggio sulla mia pagina di Facebook su cosa volevate vedere oggi e i My Little Pony hanno vinto. Stanno uscendo finalmente dei nuovi pony, quindi ho deciso di acquistarne alcuni, tra cui questa Starlight Glimmer Fashion Pony. Anche lei fa parte di quest'ultima serie che si chiama Explore Equestria. Qui di lato c'è anche il suo artwork che, come potete vedere, è tutta sbirluccicante. Non so esattamente perché. E anche qui ci spiega tutta la storia del QR code che vi ho già raccontato, quindi facciamo finta che non ci sia. O se no guardate i miei vecchi video, ovviamente vi lascio una card. E ci dice che i suoi vestiti sono snap on, cioè che, come vi fa vedere l'immagine, si staccano e si attaccano di lato. E questo è il retro della scatola. E qui c'è sempre un'immagine prototipo di Starlight Glimmer. Sembrerebbe essere all'interno della boutique di Rarity. E una cosa che mi lascia un pochino perplessa è che i suoi vestiti sembrano usciti dal film Hairspray o Grease. Insomma, sembrano veramente essere vecchio stile. Starlight forse ama i vestiti vintage. E penso anch'io, magari ama i negozi vintage. Io penso che Rarity rimarrebbe sotto shock da questi vestiti. Qui in una piccola bolla ci fa vedere i vestiti in più che arrivano con lei. E ci sono anche un paio di occhiali, insomma, poi vedremo meglio. E qui su una nuvoletta c'è scritto Starlight Glimmer. She's a powerful unicorn with big dreams. Cioè è un potente unicorno con grandi sogni. Bene, quindi ora la togliamo dalla scatola. No, aspetta Forbice, ho un regalo per te. Hai un regalo per me? Mi prendi in giro? No, visto che stavo girando per negozi, ho deciso di prenderti una Rainbow Dash. Grazie, è bellissima! E so perché me ne hai presa. Perché come potete vedere dall'artwork, questa Rainbow Dash arriva con un paio di occhiali da sole, come in quella scena bellissima dove è in piscina, in quell'episodio con Pinkie Pie. Amo quell'episodio e amo che lei abbia gli occhiali da sole. Sì, e non è una Rainbow Dash normale, ma fa parte della serie Magical Scenes, cioè scene magiche. Infatti, come ci mostra questa bambina, se guardiamo all'interno del suo cutie mark, dovremmo vedere una scena dal cartone o non lo so sinceramente. Ah wow, in effetti è un cutie mark enorme e con un buco. In pratica dobbiamo guardarle dentro il corpo. È un po' inquietante questa cosa, ti dirò. È come se tu avessi un buco nel corpo e la gente ti guardasse dentro ridendo come questa bambina e però tu non sei molto felice della cosa. Insomma, non so se hai capito cosa intendo. Non so se dormirò stanotte dopo questa. Bene, questo è il retro della scatola e come potete vedere c'è davvero quella scena di cui parlavamo io e Forbice, dove lei è sulla spiaggia e poi arrivano tutte le Pinkie Pie. Wow, è vero. Sì sì, l'immagine arriva proprio da quella puntata. Spero che questa non sia l'immagine che le si vede dentro. E qui ci dice Rainbow Dash, look inside the cutie mark to view the scene. Guarda all'interno del cutie mark per vedere la scena. Quindi forse è questa. Ah, speriamo di no. Comunque, togliamo i nostri due nuovissimi pony dalla scatola, poi saremo di nuovo qui. Sono davvero curiosa di vedere all'interno del corpo di Rainbow Dash. Sì, anch'io, per quanto sia inquietante. Quindi ci rivediamo dopo il cut. Esatto. Ed eccoci qua con i nostri pony fuori dalla scatola. Come al solito è stato facilissimo toglierli. Sì, davvero facilissimo. Potreste anche farlo senza forbici in realtà, tranne per alcuni pezzettini di scotch. Sappiamo che la Hasbro ama lo scotch. E prima di guardare Starlight Glimmer Fashion, guardiamo questa speciale versione di Rainbow Dash. Yeah, che felicità! Per il corpo è una normalissima Rainbow Dash, guardate che bei capelli che ha, è appena uscita dalla scatola, quindi abbiate un pochino pietà di lei. Arriva con questi occhiali però che le stanno alla perfezione e ragazzi, cioè è decisamente 20% cooler con loro addosso, cioè fa davvero brutto, guardatela. È bellissima, anche se secondo me avrebbero dovuto farli neri, sarebbero stati molto più belli, invece li hanno fatti blu, ma non sono male. Ora glieli tolgo un pochino. Come al solito ha il suo QR code e le hanno fatto le ali un pochino più lunghe per poter inserire la nuvoletta del suo cutie mark, che è enorme, come potete vedere è davvero tanto in rilievo. E qui c'è il magico buchino dove possiamo vedere una scena. E adesso guarderemo anche che cos'è. Il resto del cutie mark le continua qui sulla gamba, sempre in rilievo. Non so se riuscite a notarlo, è un nice touch. E oltre al fulminino, che come sappiamo Rainbow Dash ha sempre, hanno aggiunto delle stelline e delle nuvolette, che mi fa pensare un pochino ai Wonder Balls, non so a voi. Ovviamente dall'altra parte il cutie mark è trasparente, perché per vederci dentro è come un caleidoscopio, insomma dovete metterlo alla luce. Per il resto è una normalissima Rainbow Dash. Ma se siete dei collezionisti, sicuramente ha una figura diversa nella vostra collezione, visto questo cutie mark così particolare. Della stessa serie ci sono Fluttershy, Rarity ed Applejack. Vediamo cosa si vede. Aspetta che guardo e ti dico. Cosa? Aspetta, Si vede la scena che era sul retro della scatola? Mi prendi in giro? No, è la stessa. Davvero?
Sì, guarda. Oh, cacchio, hai ragione. Che delusione, speravo si vedesse una scena particolare del cartone. Invece, hai ragione, è la scena che c'è sul retro della scatola. Ecco perché diceva guardate la scena, perché era quella lì proprio. Oh. Vorremmo potervela mostrare, ragazzi, ma non sappiamo se è possibile. Quindi fatemi tentare. Ragazzi, un pochino riuscite a vederla non benissimo. Scusate, mi tremano anche le mani. Ecco, vedete, è proprio la stessa che c'era sul retro della scatola. Più di così purtroppo non posso farvi vedere, ma è proprio quella. Quindi insomma, niente di troppo speciale per quanto riguarda la scena all'interno, ma sicuramente si farà notare all'interno della vostra collezione se siete dei collezionisti, per il suo cutie mark e questi bellissimi occhiali ovviamente. E abbiamo un'altra Rainbow Dash nella nostra collezione, anche se sembrano tutte uguali. Esatto, questo è un po' un problema, penso. Fatemi sapere se è così, se i vostri genitori per caso vi dicono, quando gli chiedete di comprare un'altra Rainbow Dash, ma non ce l'hai già, perché effettivamente sono tutti molto molto simili. Questa Rainbow Dash almeno ha questa differenza, ma per il resto il mold del pony è identico. Tra l'altro mi pare che tra i colori della sua criniera ne abbiano tolto uno, vero? Pare anche a me. Prima la sua criniera aveva anche un altro colore, penso il viola o l'azzurro. Comunque beh, abbiamo una nuova Rainbow Dash da aggiungere alla nostra collezione e prendiamo Starlight Glimmer. Se state come me guardando gli ultimi episodi di My Little Pony, saprete che Starlight Glimmer è un personaggio che sta diventando molto importante nella serie e quindi toccava anche lei avere il suo fashion pony. Prima di vedere i suoi vestiti, togliamoglieli tutti e vediamo com'è senza. In modo la qualità della plastica è molto migliorata rispetto a quella che aveva Coco Pommel, che non so se vi ricordate, vi lascio qui una card. L'avevo un pochino insultata dicendo che era veramente brutta e sembrava un tarocco. Qui hanno decisamente migliorato la situazione, anche se io continuo a preferire i vecchi vestiti di stoffa e non di plastica. Comunque, togliamole tutto. Ecco qui Starlight Glimmer senza vestiti, è grande come un normalissimo fashion pony, ha ovviamente il suo cutie mark stampato solamente da un lato, già come sempre Hasbro, grazie, ha anche sempre il QR code per poterla infilare nel gioco per smartphone, purtroppo i suoi occhi non sono stati fatti appositamente per lei, ma penso che siano gli stessi di Pinkie Pie. O gli stessi di Rainbow Dash. Insomma, comunque non sono stati fatti appositamente per lei, non ha degli occhi custom. E poi ovviamente ha il suo corno. I suoi capelli sono dello stesso colore del cartone, non ne hanno fatto la frangia. E come tutti i fashion pony ha i capelli veramente lunghi. Devo ammettere che sono usciti abbastanza bene dalla scatola. Guardate, sono anche un pochino arricciati. Come nel cartone sono di due colori, di questo azzurrino e di questo viola, molto carini. La sua coda invece è abbastanza corta, le altre fashion pony. In ogni modo sono felice che abbiano fatto una versione fashion pony di Starlight Glimmer, perché penso che siano i miei preferiti, i fashion pony, per quanto riguarda la grandezza eccetera. E arriva con queste scarpette che, sì ragazzi, non avete le traveggole, le abbiamo già viste, sono riciclate e avute sia Fashion Cadence uguali, sia Twilight Sparkle Fashion uguali, cambia solamente il colore, ma sono sempre loro. Per l'esattezza penso che fossero uscite con le fashion della Crystal Collection, anzi ne sono quasi sicura, dovrei andare a controllare, ma comunque sì, le abbiamo già viste. Gli occhiali da sole trasparenti che qui hanno una nuvoletta, chissà cosa potrebbe significare. Certo, sì ragazzi, avete capito bene, anche questi sono riciclati, arrivavano con una Rainbow Dash Fashion, infatti qui di lato c'è ancora la sua nuvola simbolo. Con questi due orecchini, che non credo siano riciclati, stranamente sono monocromatici e sembrano essere leggermente diversi rispetto a quelli vecchi, poi li guarderemo meglio. Un cappello, questo non è riciclato, fa parte del suo outfit originale, che si incastra in un orecchio, quindi sta di lato. Questa camicetta con... oddio! Oh madonna, scusa! Scusatemi! Dicevo, con questa camicetta, che è molto carina, verde, e qui di lato ha anche un fiocchetto che, come potete vedere, è stato dipinto di rosa. Anche se non c'è dall'altra parte, perché dall'altra parte non c'è il cutie mark e quindi loro non decorano niente ad Hasbro, non capisco perché questa cosa, ma ok. Questi nuovi vestiti si mettono proprio ad incastro, infatti prima io l'ho premuta qui in basso ed è partito a mo' di missile per tutta la scrivania. E alla domanda, questi vestiti a clip nuovi vanno alle vecchie fashion ponies? La risposta è sì, certamente, hanno anche fatto, vedete, delle finte vere piegature e sono decisamente meglio di quelli di Coco Pommel, come avevo già detto prima. Poi arriva con quest'altra camicetta, molto semplice, che è quella che indossa quando la acquistate, e con questa gonna arancione, che è sempre la stessa che per l'appunto aveva addosso quando la acquistate. Fashion Pony Starlight Glimmer è davvero particolare per la scelta di vestiti, come ho già detto sono molto molto vintage, quindi non sono modernissimi e quindi lo apprezzo, forse ci fa vedere questa sfaccettatura del suo carattere, magari ama gli anni 70 e quindi
veste vintage. In ogni modo proviamo a metterle il suo cappello. Wow! Strano a dirsi, ma si infila super facilmente e mi piace che le stia sul lato della testa. E questo particolare qui è stato anche dipinto. E proviamo a metterle anche questa camicetta, vediamo quanto è semplice utilizzare questi nuovi vestiti a incastro. Bisogna premere qui, ecco, incastriamo. Ecco fatto. Stanno anche abbastanza bene. Non che stia benissimo, ma vediamo come si mette anche lei. Wow, ammetto che sono davvero semplici da mettere e togliere questi vestiti. Quindi un applauso a Hasbro, mi piacciono davvero tanto questi nuovi vestiti di Snapseen. Spero che se ci giocate non cadano. Oh madonna, questo è il mio terrore. Non mi pare, prima ho provato a scuoterla un pochino a caso per camera mia e non è successo. Non lo so per il gioco a lungo termine. Fatemi sapere nei commenti nel caso se vi è successo qualcosa del genere. Anche i suoi orecchini che sono nuovi a clip funzionano molto molto bene, stanno molto molto stretti all'orecchio, quindi è davvero difficile che li perdiate. Le stanno anche bene, ma preferisco decisamente il cappello. E per quanto riguarda gli occhiali, sono proprio gli stessi che aveva Rainbow Dash, anche se riciclati le stanno abbastanza bene e continuano a darle questo tocco molto vintage. Le scarpette invece non c'entrano proprio nulla con questo tipo di vestiti in generale, quindi sono la riciclata peggiore secondo me di questo pony, sono proprio lì boom, messe a caso, ma ok, potete anche non mettergliele oppure usare quelle di qualche altra fashion pony. Aspettate, no, ho detto una cavolata, perché quasi tutte le fashion pony hanno queste scarpe. Ed eccoci qua con Starlight Glimmer pronta per l'estate e devo ammettere che come fashion pony mi piace molto e in realtà, nonostante i suoi vestiti siano un pochino strambi, apprezzo molto il fatto che siano così particolari e così vintage. E quindi ecco la nostra recensione ponosa di oggi. Speriamo di poter recensire presto le nuove Equestria Minis, ne stanno per uscire di nuovissime. Esatto, non vediamo l'ora. E devo ammettere che la mia Rainbow Dash non è male dopo tutto, se siete dei collezionisti. Magari se invece ci giocate e basta e avete già delle Rainbow Dash, non so se vi conviene comprarla, insomma voi la comprereste anche se avete già delle Rainbow Dash. Sì, esatto, fateci sapere cosa ne pensate del nuovo personaggio di Starlight Glimmer e se vi piace questa fashion veramente particolare come fashion pony. Sì, è molto strana, cioè non è proprio fashion, ecco, è un pochino, sì, fashion vintage, però non è fashion come le altre pony, ecco, è particolare, a me piace molto. Presto dovreste trovarle nei negozi in tutta Italia. Per quanto riguarda Rainbow Dash, lei dovrebbe costare intorno ai 12 euro e lei intorno ai 19. Siamo anche su Facebook e Instagram. E comunque ci vediamo domani per una nuova recensione un po' particolare. A presto, ciao! Ciao! E viva una nuova Rainbow Dash con tanto di occhiali! 20% cooler!